Buongiorno amici di Alghero Channel, oggi abbiamo un gigantino di Monteprama fatto dal nostro amico Gennaro De Sì, l'artista del ferro, del cuoio e di quant'altro. Grazie, buongiorno a tutti. Prego, buongiorno. Oggi parleremo di arte e di artigianato, però la nostra sigla ci attende. Lotteria Alghero ti premia. Estrazione del montepremi finale di 20.000 euro il 5 ottobre. Potete acquistare i biglietti presso tutte le edicole cittadine. Non mancate di acquistare il vostro biglietto della Lotteria Alghero ti premia. Dune Viaggi ad Alghero. Crociere e biglietteria aerea, navale e ferroviaria. Hotels, villaggi, viaggi di gruppo. Assistenza e competenza. Dune Viaggi ad Alghero in via 20 settembre 87. Dal 1938 Point Shop veste gli algheresi. Tanda Sport è da più di 40 anni il punto di riferimento ad Alghero per la vendita al dettaglio e per l'assistenza e la riparazione di articoli per la caccia e per la pesca sportiva e subacquea. Tanda Sport lo trovi in via Logudoro 6A e in via Logudoro 3. Allora, facciamo subito una carrellata di... Non andartene, che ti devo chiedere di mandare le immagini, Paolone. Allora, parliamo con Gennaro. Gennaro ha avuto un'estate di ricca di eventi, ricca, diciamo. Di eventi. Sì, mi hanno dato in concessione la Torre di Sulis, quindi temporanea, ovviamente. No, gli ho chiesto se me la potevano vendere, mi hanno detto di no. Bellissima, bellissima e stupenda. È un punto eccezionale. Eccezionale, un'acustica meravigliosa. Alghero ha la fortuna di avere tanti luoghi nel centro storico dove le mostre di artisti e artigiani come Gennaro sono l'ideale, anche perché lanciano un messaggio culturale importante. Sì, ma stiamo parlando, cioè mi entravano 200-300 persone al giorno. E quindi, ma non algheresi, non solo algheresi, sardi, italiani, turisti, inglesi, di catalani, passaggio, certo, francesi, quindi 200-300 persone al giorno, facendo vedere un po' la cultura e l'archeologia della Sardegna. Sinceramente facevo 14 ore al giorno e ne sono uscito distrutto, però soddisfatto. Però molto soddisfatto, perché spiegavi un po' a tutti la gente. Cioè, c'ho il libro delle firme che mi hanno scritto delle cose meravigliose. Questa è la gratificazione dell'artista, quando l'artista espone il proprio lavoro. Sì. Gennaro è partito dal ferro, sì, perché sì, da ragazzo faceva il carrozziere. No, giusto? Diciamo che l'ho preso da mio padre, che era meccanico d'aerei. Ecco. Il carrozziere l'ho fatto dopo i 20 anni. Successivamente. Però, voglio dire, ha trasformato questa passione in un'attività interessante. Quindi lui modella il ferro, però abbina altri materiali. Però a freddo, io non uso forgia, al contrario dei fabbri. Esatto. Lo modifichi attraverso la forza. Io prendo la verga da 6 metri e da lì creo quello che mi viene in testa. Animali, tutto, forme artistiche. Sì, e abbinando al ferro a dei materiali diversi, jute, pelle, jeans, quello che vedo. Ecco, che per esempio tu parti dall'idea ce l'hai in testa o la disegni? No, io ce l'ho in testa, perché disegno zero. Siamo zero. Messi male. Però quando inizio a modellare il ferro riesco a creare quello che ho in mente. Un altro aspetto interessante di Gennaro è che quest'estate, per esempio, è andato anche a trovare i turisti nei luoghi dove i turisti sono e ha fatto tante serate in un hotel Punta Negra. Al Punta Negra, sì, una bellissima location dove siamo 4-5 espositori di diverse materie. E quindi parli direttamente col cliente mentre mangia, cena, apprezzano, spieghi un po' di cultura. Appunto, io mi baso sulla cultura e archeologia sarda, da lì racconto, da dove trai ispirazione. Ma sai quanti... Noi per questo vi abbiamo fatto vedere i
gigante di Monteprama, perché lui riporta la tradizione sarda nei suoi lavori. Sì. Questo è un esempio. Non solo ferro, io ho creato da 2 anni a questa parte delle borse uniche, particolari, col manico in ferro e tutta la parte di sartoria che faccio io comunque, perché mia madre era cusirura, come tutte le nostre madri, no? Quindi metto degli inserti in pelle, in jeans, tutte cucite a mano con il manico in ferro, sono particolari e piacciono, chiaramente il costo non è, ci sono settimane di lavoro per una borsa, quindi. E poi avete un pezzo unico, quando acquistate un pezzo da un artigiano artista, voi siete sicuri che è uguale, identico, non esiste. Ci sarà mai. E questo è il vantaggio della produzione artigianale. Esatto, esatto. Però tu ancora non sei in età di pensione, voglio dire. Diciamo in pensione senza soldi. Senza soldi, non ti pagano. Non ci sono contributi sufficienti. E quindi una persona cosa fa? Si industria. Giustamente. Sì, perché non bastano i complimenti o quant'altro, o gratificazioni. Devi anche comprare il materiale, il tempo che spendi. Ma grazie a Dio ogni tanto si riesce a vendere. Riesci a farli da soli i pezzi o c'è qualche volta qualcuno che ti deve aiutare? No, sono io, Gennaro e Dessì. Gennaro e Gennaro. Sì. Bene, un breve passaggio pubblicitario e poi continuiamo la chiacchierata con il nostro Gennaro Dessì. Sushi? Vieni a scoprire la novità dell'estate 2019. Sempre fresco, alta qualità garantita da Sushi Mania. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Expert, quando vuoi di più. Ok Google, consigliami una ricetta messicana. Ecco qui, i tacos. Solo Expert ti regala Google Home. Basta acquistare uno dei prodotti selezionati. Expert, gli esperti siamo noi. Vedo, al centro Ornes. Lo sconto del 30% su tutto il materiale elettrico. Fino a esaurimento scorte. Illuminate i vostri spazi. Al centro Ornest. Sono io che vado a fare la spesa e controllo tutto ciò che va acquistato. Chiappa le mettimela in mezzo, poi ce la chiappo io. Perfetto, Gennaro. Allora, quindi abbiamo detto, Alghero è l'ideale per le mostre d'arte e di artigianato. Che però, che cosa bisognerebbe fare per promuoverla maggiormente? Intanto l'amministrazione comunale dovrebbe dare a disposizione i locali, quei pochi che ha, non tenerseli chiusi e guastarsi, nel senso intonaci, tenerli aperti, darli, non solo a me, a tutti, al giro, a chi ne fa richiesta, le torri stanno cadendo a pezzi, sono inagibili, ma anche chiedendo una quota di partecipazione che possa servire come manutenzione, per i vari, l'imbiancatura, tutto, l'impianto elettrico da controllare, se deve venire un tubista ci sono i soldi per fare dei lavori, per renderle agibili. Addirittura potreste farlo voi, sì. Cioè voi, no, magari non ce lo consentono, però c'è un fondo, tu ci chiedi tot per 10 giorni, ci chiedi una cifra, quella cifra deve essere a fondo e utilizzata per la manutenzione del sia per la torre, sia sono tutte belle idee. Il problema è la burocrazia. La burocrazia. Per esempio, voi le richieste le fate al comune o alla Fondazione Alghero? Per adesso stiamo, non si sa con la nuova amministrazione dove dobbiamo farle. Alla Fondazione Alghero. Io ho fatto già una domanda per Natale, ma mi hanno detto che posso farla una volta all'anno. Cioè io ci campo anche, cioè se dovessi mangiare Deborah, una volta all'anno. Perché abbiamo chiesto a Deborah di portarci grazie. Due caffè? Perché anche Deborah è un'artista, stilista, o prima o poi anche Deborah sarà con noi. Sì, dovevamo fare una sfilata di moda assieme con Deborah.
Vieni. No, lasciala, un altro giorno. Questo vi dà l'idea della praticità della trasmissione Iceberg. Noi siamo come di famiglia. Benissimo, ma dai, vieni vicino a zio. Prendiamo il caffè. Vieni. Non vi abbiamo detto che ci devi troviamo essere spontanea, al vicolo di Via Settembre da Raffaele, siamo ospiti quasi fissi da lui, però poi cambieremo location anche nei prossimi giorni. Esatto. Allora, alla vostra salute, noi ci prendiamo questo salute. Ginseng. Deborah è caldissimo, lo bevo lentamente. Bene Gennaro, allora abbiamo detto le mostre tutto l'anno, è importante che gli artisti locali possano utilizzare chiaramente una graduatoria, un elenco a rotazione, mi va bene, ecco, però anche a Ventimiglia, cioè anche, dire, bisognerebbe anche un po' selezionare, certamente, in maniera che si vede che è un'opera del proprio ingegno reale. Non solo prima i sardi, anche quelli di fuori, però così facciamo vedere i sardi, i lavori sardi, anche gli artigiani, gli artisti. Un turista che viene fuori stagione e che trova delle mostre nelle torri o in altri luoghi, ha piacere di conoscere. Certo, non un milanese che viene alla torre e mi vede l'artista di Milano, ma t'ho già visto a casa, meglio che veda un sardo, certo, giusto? E come vedete ci sono diverse problematiche anche nelle associazioni, nel volontariato. Non ce n'è più associazioni che riguardano l'artigianato. L'artigianato esiste, l'associazione artigiani esiste. Dovrebbero fare di più. Dovrebbero coinvolgere maggiormente. Bene, noi ci manteniamo attraverso la promozione, certo, e la pubblicità. E quindi un altro passaggio pubblicitario e noi ci beviamo il caffè. Sushi? Vieni a scoprire la novità dell'estate 2019. Sempre fresco, alta qualità garantita da Sushi Mania. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Expert, quando vuoi di più. Ok Google, devo portare l'ombrello? Sì, oggi pioverà. Solo Expert ti regala Google Home. Basta acquistare uno dei prodotti selezionati. Expert, gli esperti siamo noi. Avete finito sopra? Allora Gennaro, l'ha fatto troppo caldo. Allora, un altro bello spazio che abbiamo utilizzato insieme con Gennaro a Carnevale. Bellissimo. È stato il mercato della ex ortofrutta. Bellissimo. È uno spazio che la città deve poter usare anche in maniera più continuativa. Esatto, vero? Ma che fine farà questo? Io non so niente. Beh, sappiamo che l'amministrazione, se deciderà di ristrutturare il mercato attuale, dove sono adesso carne, pesce, certo, e verdure, quello, dovrà trasportarli in quello dell'ortofrutta per un periodo temporaneo, però dopo la destinazione è arte. È arte. Normalmente dovrebbe essere quello. Adesso, a meno che la nuova amministrazione. È bellissima, è una location meravigliosa, è l'unico spazio grande nel centro storico. Esatto. Un'altra cosa che va abbinata alle mostre sono la disponibilità dei parcheggi, e mi riferisco ai parcheggi di Piazza dei Mercati. Esatto. È assurdo che non vengano gestiti in maniera continuativa, tenuti efficienti, puliti, impedire che la notte si gozzovigli in quegli spazi, perché poi l'indomani chi le vuole utilizzare le trova in quelle condizioni e non è qualificante. Certo. Però è importante per la vita sociale del centro storico che quei parcheggi funzionino. E che venga risolta anche la parte problematica del collaudo, perché so che non tutti sono agibili, è importantissimo per la vita del centro storico. Gennaro, un messaggio che vuoi dare ai giovani che hanno paura di intraprendere la professione artigianale? Ma io, un messaggio che voglio dare ai giovani è quello di non mollare mai, perché bastoni nelle ruote ce ne mettono
in continuazione, però bisogna reagire. Se hai passione, se ti piace quello che fai, devi insistere sempre. Tutto certo. Quello è passione e amore per la cosa che fai. Il problema è proprio la partenza, cioè chiedere a un giovane che vuol fare l'artigiano, che ha delle belle idee, una marea di documenti, una marea di versamenti, proprio in partenza questo demoralizza. Ho messo la faccia fuori, così si dice, 5-6 anni fa, neanche tanto, ma questi lavori li faccio da quando ero ragazzo, perché ho trovato dopo tanti anni un'associazione che mi ha detto devi fare così, così, così. Purtroppo è un'associazione, il Circolo Culturale Artico, dove tutti facevano capo lì, artigiani, artisti, che poi alla fine si è sfaldata. Però lì ho capito che ti hanno indirizzato come fare, dove andare, come, quando e perché. Quindi vedete, è importante l'associazione. Ieri è stata presentata dall'amministrazione comunale una iniziativa che sarà svolta sabato prossimo, interessante, che riunisce centinaia di associazioni algheresi che lavorano nel volontariato. Chiaramente la festa si svolgerà in piazza Pino Piras, saranno presenti anche i lavori che fanno le associazioni. Quindi come vedete anche Gennaro lo ha nominato, cioè le associazioni fanno nascere delle belle iniziative. Belle iniziative. Bene, noi oggi una trasmissione veloce, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani con una nuova ospite, sarà una femmina questa volta perché diventa una trasmissione maschilista, esatto. Sempre maschi mi trova questa redazione. Bene, allora noi vi salutiamo e domani avremo ospite una femmina. Grazie e buona giornata. Ciao. A tutti.